Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In Keyforge, durante un match, sicuramente vi sarete ritrovati a fare i conti con l'incastrarsi di alcuni effetti di carte che hanno innescato il loro meccanismo apparentemente simultaneamente. Ebbene, nel nostro gioco di mazzi unici al mondo, alcune volte capita che un effetto distrutto venga attivato dopo aver fatto piazza pulita della board, vanificando il sacrificio di un servitore, o addirittura che in combattimento avvenga prima un determinato atto piuttosto che un altro. Detto ciò, in questo secondo appuntamento della rubrica Padroneggiare la teoria, propedeutica per chiunque voglia partecipare al Master The Theory, il primo torneo dedicato ai principianti della forgia, grazie anche all'aiuto di Carmelo Massimo Tidona, che ringrazio come al solito per la gentile collaborazione, vedremo alcuni esempi di timing in Keyforge, quelli più comuni, che potranno capitarvi durante le vostre prime partite. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si tratteranno soltanto gli esempi più comuni che potrete trovare durante le vostre prime partite. Se dovesse capitarvi qualche dinamica più complessa da risolvere, lasciatela scritta nei commenti, così da ricevere una risposta alla vostra domanda e allo stesso tempo per essere di aiuto all'intera community. Prima di partire, vediamo quali sono gli eventi primordiali in fatto di timing che potrete incontrare giocando a Keyforge. Sto parlando della dicitura ad inizio turno nel testo di una carta e delle icone bonus. Ordine Generale 24 è il tipico esempio di carta che attiva il proprio effetto prima della forgiatura delle chiavi. Posizionandosi a livello di timing, come dice la carta stessa, all'inizio del turno, anticipando il primo passo. Quindi, ad esempio, potrete sfruttare questo stesso effetto a vostro vantaggio, facendo scendere in campo nel turno prima carte come Imp della Polvere, magari in più copie, per raggiungere nella sessione di gioco successiva le ambre necessarie a forgiare. Andrà comunque bene un qualunque servitore utile con effetto distrutto, che potrà darvi un vantaggio valido ai danni del vostro avversario. Dopo aver compreso questa terminologia, passiamo alla seconda dinamica di timing primordiale che incontrerete durante le vostre partite, ovvero come funzionano le icone bonus presenti sulle carte. Quando giocherete dalla vostra mano qualsiasi carta che avrà un bonus Ambra, Danno, Pesca o Cattura, queste ultime verranno attivate immediatamente dopo che la carta verrà giocata ed immediatamente prima l'innesco di qualsiasi effetto. Seguendo uno schema, il primo punto vedrà il giocare la carta, seguito dal secondo punto, ovvero realizzare l'effetto dell'icona bonus a seconda della sua tipologia. Piccola parentesi, se dovessero esserci più icone bonus, cosa frequente dopo l'uscita di mutazione di massa, esse dovranno essere innescate dall'alto verso il basso. Giungendo infine al terzo punto, ovvero l'innesco dell'effetto della carta. Dopo questo piccolo specchietto utile a comprendere i primi meccanismi del timing, partiamo con uno dei più classici che riguardano quest'ultimo fattore. Quello che coinvolge qualsiasi carta che faccia piazza pulita del campo di battaglia con l'interazione degli effetti distrutto dei servitori. Per l'occasione ci serviremo di due carte ben specifiche, il vecchio Egad e la ormai più che conosciuta Portali di Dis.
In una situazione dove Egad avrà dei vicini sul quale far valere il suo effetto, l'utilizzo del portale di Dis vanificherà totalmente l'esito distrutto del servitore di casa Logos. La domanda potrebbe essere a questo punto: perché? Essendo stato distrutto, Egad dovrebbe proteggere i propri vicini salvandoli dalla distruzione del portale. Perché allora tutto ciò non ha funzionato e quali sono le dinamiche che si muovono nell'ombra dietro questo caso nella fattispecie? In Keyforge, quando si procede alla scelta dei vari servitori da dover distruggere, si dice che questi ultimi verranno marchiati per la distruzione. Cosa vuol dire? Per farla semplice, che su di essi andranno posizionati dei segnalini immaginari a forma di teschio, che una volta risolto l'effetto della carta che ne ha causato la morte, porterà inevitabilmente ogni creatura nella pila degli scarti. So che potrebbe risultare difficile da capire a parole, per questo vedremo nel dettaglio come si svolgeranno le varie fasi del timing. Riprendendo l'esempio pratico in questione, il timing sarà il seguente. Il portale verrà giocato. Si inizierà a marchiare per la distruzione ogni servitore in gioco. Si attiveranno eventuali effetti distrutto. Le creature lasceranno il campo di battaglia per entrare nella pila degli scarti. Scusa, ma come? Arconte, hai appena detto che gli effetti distrutto si attiveranno. Nel caso di Egad, dovrebbe riuscire a proteggere i suoi compagni salvandoli dal portale. Non è proprio così, perché qualsiasi carta Borklin, come il portale, Fine dei Codardi, collaudi standardizzati, ma anche Tre Sorti, Danza del Destino, Cuori Colpevoli e chi più ne ha più ne metta, che ha la dicitura nel testo ogni creatura, farà finire tutti i servitori sul campo di battaglia vostro, rivale o di entrambi nella pila degli scarti contemporaneamente, senza seguire uno specifico ordine di distruzione. Quindi, quando Egad attiverà il suo effetto, le creature che cercherà di proteggere semplicemente saranno già morte. Prendetela come una sorta di effetto cupola. Se la marchiatura verrà fatta prima che la cupola, che in questo caso rappresenta la protezione, verrà posizionata sopra un servitore, sarà troppo tardi e la creatura non potrà essere salvata. Mentre se la cupola sarà già presente e un mostro verrà marchiato, essa salverà chi gli starà sotto. L'unico ordine che potrete decidere sarà quello delle carte quando andranno nella pila degli scarti e il timing delle varie distruzioni a vostro piacimento, che riguarderanno il campo di battaglia, come nel caso di Anacleto. Vi lascerò in descrizione il link alla pagina Facebook dove è stato posto e risolto l'interrogativo in questione, la riserva di Ambre, la mano, gli archivi e il mazzo vostro e quello dell'avversario. Mentre per quanto riguarda la distruzione singola ripetuta come squallo neutronico o quark letale rimbalzante, in quel caso ci sarà una sequenza di distruzione perché le creature verranno distrutte una alla volta singolarmente, con conseguente attivazione reale degli effetti distrutto che verranno innescati normalmente. Ora, delucidato questo aspetto, vediamo cosa accadrà quando due servitori avranno delle abilità che verranno prima del combattimento. Prenderemo in esame quattro creature: Balrig il Temerario, Rotais il Fiero, Orso Antico e l'Arvottero dei Roveti. Prendendo in considerazione i servitori di Casa Sanctum, se Balrig attaccherà Rotais, il primo andrà incontro alla morte, subendo i 4 danni di pericolo più il danno da combattimento subito per un totale di 8 danni nel complessivo. Allo stesso tempo però, Balrig avrà la sua abilità pre-combattimento da dover innescare,
per far guadagnare due ambre al suo controllore, essendo Rotais il più forte servitore sul campo di battaglia avversario. Allora, in questa evenienza, quale delle due parole chiave si attiverà prima? Balrig morirà non fornendo ambre? Le due meccaniche si attiveranno contemporaneamente? Come funzionerà in questo caso? Balrig morirà comunque, ma sarà il giocatore attivo a decidere quale dei due effetti si attiverà per primo. Quindi, a livello di timing, il precombattimento di Balrig si innescherà, facendo guadagnare due ambre al suo controllore. E di seguito verrà attivata l'abilità pericolo di Rotais, che infliggerà i suoi danni alla creatura attaccante. Poi il combattimento sarà svolto normalmente, assegnando i danni necessari ai servitori coinvolti nello scontro. Per quanto riguarda l'orso antico e il larvottero dei roveti di Casa Selvaggi, invece, sarà sempre il giocatore attivo, possessore dell'orso, a decidere quale delle due abilità si attiverà per prima. Vedendo logicamente l'assalto della bestia innescarsi prima del pericolo dell'insetto, che quindi vedrà quest'ultimo distrutto prima dell'inizio della battaglia. Molto bene, abbiamo visto come si comportano le abilità distrutto e il trio precombattimento, pericolo e assalto. Ora faremo un passo avanti entrando nel vivo dello scontro, combinando le parole chiave distrutto e combattimento, per comprendere appieno quali delle due meccaniche si attiverà prima e in che timing si susseguiranno. Prendendo in esempio Artiglio Scompiglio di Casa Marte e l'Imp della Polvere di Casa Dis, se il primo combatterà contro il secondo, il timing risulterà essere il seguente. L'artiglio combatte contro l'Imp. I danni verranno assegnati alle creature. L'Imp della Polvere verrà distrutto in seguito alla battaglia ed innescherà il suo effetto distrutto fornendo due ambre al suo controllore per poi lasciare il campo di battaglia. L'abilità combattimento dell'artiglio verrà attivata essendo sopravvissuto allo scontro. L'artiglio catturerà un'ambra dalla riserva avversaria. Quindi, alla luce di tutto ciò che è stato detto, l'effetto distrutto si attiverà sempre prima del combattimento. Abbastanza semplice come concetto. Prima di passare alla fase finale, dove ci saranno due carte che da sole rappresenteranno, a mio personale parere, la vera essenza del timing in Keyforge, volevo proporvi un ultimo esempio che coinvolge le abilità passive. La domanda è la seguente: se in campo c'è cannone automatico di casa Brobnar, che infligge un danno ad ogni creatura appena entra in campo, e gioco un monello o uno squalo neutronico, quale dei due effetti si innescherà prima? Quello del cannone, vanificando l'effetto gioco dei miei servitori? Come si svolgerà, a livello di timing, questa dinamica durante un match? La risoluzione è tutt'altro che complessa. Il procedimento, in questo caso, sarà sempre scelto dal giocatore attivo, che potrà decidere di far entrare in campo il proprio servitore, innescandone le varie abilità gioco, permettere al cannone automatico di infliggere un danno alla propria creatura distruggendola. Come avete visto, non era così complicato. Ricordatevi sempre che quando ci saranno conflitti di timing, come nel precedente caso, sarà il giocatore attivo a deciderne la risoluzione. Arriviamo infine alle due carte che, come precedentemente accennato,
rappresentano la quinta essenza del timing nel nostro gioco di mazzi unici al mondo. Sto parlando delle carte di casa Federazione Stellare, Exotuta e Insieme. Per quanto riguarda la miglioria, il suo effetto permette alla creatura alla quale essa è equipaggiata di proteggersi prima di un eventuale portale o qualsivoglia carta azione che vada ad influire verso le creature presenti sul terreno. Il timing di questa carta è molto particolare, perché essa si attiverà nel bel mezzo tra il giocare un'azione dalla propria mano e l'attivazione dell'effetto di quest'ultima. Quindi lo schema di risoluzione sarà: si giocherà un'azione, l'Exotuta si innescherà proteggendo il servitore alla quale è equipaggiata, l'effetto gioco dell'azione si attiverà. Che miglioria meravigliosa! A mio parere una delle più forti del gioco, dato che se utilizzata con criterio sulle creature giuste potrà dare non pochi problemi all'avversario e all'attuazione delle sue strategie di gioco. Per quanto riguarda Insieme invece, il timing vedrà il susseguirsi di inneschi a seconda delle varie condizioni di gioco. Cosa vuol dire? L'effetto dell'azione di casa Federazione va inteso come due compartimenti a tenuta stagna, dove il primo cita «Gioco, puoi giocare una carta non Federazione Stellare» e l'altro che riporta «Se la marea è alta, puoi giocare un'altra carta non Federazione Stellare». Detto ciò, vediamo all'atto pratico come si svolgerà il tutto. In fattore di timing, la dinamica sarà: Insieme verrà giocata attivando e realizzando il suo primo compartimento stagno. Si potrà giocare una carta dalla propria mano che permetterà di alzare la marea. Insieme attiverà e realizzerà il suo secondo compartimento stagno. Che azione straordinaria, una delle migliori per innesco di effetti sequenziali del gioco. E a voi, è successo mai che durante una partita dei problemi di timing abbiano rallentato il naturale decorrere del match? Se sì, o se state avendo dubbi al riguardo, fatemelo sapere nei commenti, così da poter essere, come già detto nella nota ad inizio video, utili all'intera community. Per avere due risorse in più alle quali appellarsi, in descrizione vi lascerò anche il link del gruppo Facebook di Keyforge Italia e del canale Telegram del Master The Theory. Lì potrete chiedere delucidazioni in merito a qualche situazione che non vi tornerà chiara, ricevendo il supporto necessario a fugare ogni vostro dubbio. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.